Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e oggi a tenerci compagnia c'è Anna e l'appartamento. Ciao Anna! Ciao! Allora, noi partiamo sempre con la famosa domanda per rompere il ghiaccio, ma anche per conoscerci un po' meglio, ovviamente. Chi è Anna, artista ovviamente, ma anche Anna di tutti i giorni? Noi siamo molto curiosi. Allora, io sono una cantautrice, arrivo da Verona, e nella vita di tutti i giorni, oltre a essere una cantante e un interprete, sono un'insegnante di canto e quindi mi occupo di musica tutti i giorni, ecco, diciamo. Senti, c'è stato per te il momento, io la definisco un po' la chiamata, no? Cioè il momento in cui tu hai detto, no, io da grande farò la musicista, la cantante. Allora, che difficile. Allora, non ho in mente un momento preciso, però diciamo che mi ci sono trovata un po' strada facendo. In realtà all'università ho fatto tutt'altro, però non so come sia successo, ma alla fine mi sono ritrovata a fare la musicista tutti i giorni della mia vita e a un certo punto ho detto, ma forse vuol dire che forse è questa la cosa che devo fare. Assolutamente. E quindi eccoci qua. Quindi la chiamata è stata proprio la chiamata, sì, per antonomasia, sotto ogni aspetto. Alla fine sì. Alla fine sì. Senti, oggi stiamo vivendo un grande caos, no, dal punto di vista musicale, sia da parte di chi fa musica ovviamente, ma soprattutto da parte di chi ascolta, no? Sono arrivate ovviamente le piattaforme che hanno un po' sbaragliato un po' tutto, no? 60 milioni di brani su uno smartphone, ogni venerdì arriva tantissima musica, tutto molto veloce, sembra quasi facile oggi, no? Fare musica in realtà non è proprio così, poi passare il proprio messaggio è complicatissimo. Sì, decisamente. Allora, siamo forse in un momento un po' di saturazione di sistema, mi verrebbe da dire, al punto che forse è il punto di svolta di qualcosa. Non sono sicuramente io essere in grado di avere le competenze di poter dire quale sia questo punto di svolta e se sia un'evoluzione verso qualcos'altro, forse è la necessità di tornare un pochino più indietro, invece fare tutti un po' meno e concentrarsi sul fare meno, fare meglio rispetto a fare tanto e continuamente. Ecco, forse mi verrebbe da pensare che forse la soluzione è questa. Però invece adesso abbiamo addirittura anche l'intelligenza artificiale che canta al posto nostro. Esatto. Quindi... sentivo proprio qualche giorno fa un esperimento di una famosissima radio nazionale che ha fatto scrivere la canzone di Natale a ChatGPT, quindi ho detto ecco, siamo sì. Al punto di non ritorno sotto questo aspetto. Forse però, sì. Ahimè sì. Senti, a proposito ecco di piattaforme, no? Forse il fatto che la musica oggi, passami il termine, costa poco, no? Perché un abbonamento a Spotify è abbastanza economico, diciamo così, forse fa dare meno peso agli artisti, cioè nel senso c'è tutto, quindi skippiamo velocemente, non diamo veramente l'importanza che ha un pezzo, cioè non ci fermiamo, non lo ascoltiamo, forse è questo. Allora, sicuramente sì, io insomma, mi reputo abbastanza fortunata nel poter dire che faccio ancora parte insomma di quella generazione che doveva andare a comprarsi i dischi per poterli ascoltare oppure doveva ascoltarli in radio. Io ricordo che la novità era il fatto che nei negozi di dischi ci fossero delle cuffie per i preascolti, ecco, ovviamente insomma è una dimensione molto diversa e non è assolutamente per fare la nostalgica, però senza dubbio questa cosa ha influito sul modo in cui noi fruiamo della musica, perché possiamo permetterci di dire, guarda, ascolto questi 10 secondi, questi primi 10 secondi non sono accattivanti, perfetto, allora non mi interessa la canzone. Chiaro che questo forse spinge anche gli artisti stessi ad andare verso una direzione di velocità, di acchiappare l'interesse al subito, entro i primi 10 secondi del brano, mi verrebbe da dire, no? Che però ovviamente a volte è un po' una forzatura. Sì. Mi verrebbe da dire questa cosa, no? Quindi non lo so, sicuramente da un lato, ecco, proprio perché non bisogna demonizzare tutto, ecco, sicuramente l'accesso alle piattaforme digitali ha, tra virgolette, democraticizzato forse un po' di più la musica, nel senso che non è necessario avere
grandissimi accordi di distribuzione o avere a che fare con grossi nomi di case discografiche, per forza con le major, per potersi permettere di pubblicare qualcosa. Produrre comunque la musica costa ancora, cioè fare musica e farla bene costa, perché costa tempo e costa investimento economico, però se non altro, ecco, diciamo che c'è più possibilità di farsi strada. Allo stesso tempo questo genera il fatto che ci sia molto più caos. Sì, è verissimo. Senza dubbio. È vero, è vero, sono d'accordo con te. Tra l'altro, ecco, la cosa molto particolare di questo periodo è che si hanno accesso ai dati, no? Ai numeri, nel senso che ecco, Spotify for Artist, per esempio, vi dà le città in cui siete ascoltati, il numero di streaming. Ecco, quella parte è molto affascinante, ma anche molto pericolosa, no? Nel senso, c'è sempre il rischio di rimanere schiavi dei numeri, no? Assolutamente. Allora, io ammetto che non ho minimamente guardato Spotify Artist, nemmeno il Wrapped di quest'anno. Lo so che forse non mi fa molto onore, perché in realtà da professionista della musica dovrebbe interessarmi questa cosa, ma ammetto che mi crea sempre un po' di senso di ansia questa cosa, cioè di prestazione nella parte prestazionale dell'arte, no? Che è la parte che mi piace meno, e non vorrei che questa cosa mi condizionasse troppo. Quindi non ho ancora avuto il coraggio di farlo. Sono contenta che la mia musica stia girando, sono contenta che la mia musica stia girando per le radio, i feedback e le critiche che ho ricevuto sono positive, e al momento sono contenta così. Esatto, questa è la cosa più importante, insomma. A proposito di musica, direi di fare una pausa musicale, ci ascoltiamo Assedio e poi torniamo. Ho deciso che voglio morire di fame, non voglio più saziare tutte le mie voglie, queste carni spoglie, lasciarle riposare. Ho deciso che voglio morire di fame, non mi resta che bestemmiare contro questo cielo terso, questo vuoto immenso, la mia spina dorsale. E ci provo ad amarmi, ma mi scoppia la testa. E ci provo a fermarmi, ma ogni secondo scoppia una tempesta. È un assedio. Che voglio raddrizzare questa vita così curva e storta. Batto il mignolo contro lo stipite della porta. Ho deciso di lasciarmi andare, di farmi naufragare, scivolare tra giornate piene di perle e sassi da portarsi al collo come massie. Ci provo ad amarmi, ma mi scoppia la testa. Secondo scoppia una tempesta e ci provo ad amarmi, ma mi trovo indigesta e ci provo a invitarmi, ma arrivo sempre che è finita festa. È una sedia. Siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV Music Destination. Siamo con Anna e l'appartamento. Abbiamo appena ascoltato Assedio, che è il tuo nuovo singolo, che tra l'altro è anche il nome del tuo EP. Insomma, parlaci un po' di questo brano e soprattutto di questo progetto. Allora, questo brano è il brano, insomma, che ho scelto di fare un po' da portavoce, insomma, da baluardo di tutto l'EP, tant'è che infatti, appunto, come giustissimamente detto tu prima, è il brano che dà il nome a questo nuovo progetto discografico, insomma, a questo EP che contiene 5 brani, che si intitola Assedio. È un EP che ho pubblicato per Senza Dubbi Edizioni Musicali, ed è un EP che è stato pubblicato il 10 di novembre, ma che è stato anticipato dall'uscita di 3 singoli precedentemente, grazie anche alla realizzazione di un progetto anche di video cortometraggio dei primi 2 singoli che sono usciti a gennaio del 2020.
2023, che sono Balla amore e poi ripeti, vuoi ballare ancora un po'? E abbiamo realizzato questo videoclip cortometraggio grazie anche, insomma, ai finanziamenti del bando Nuove Produzioni Discografiche del nuovo IMAIE. Quindi, insomma, è un progetto composito che sfocia poi in un EP che è la raccolta di tutto quello che è stato fatto fino adesso. E sono molto contenta che Assedio sia il brano portavoce dell'EP, insomma, e che sia un po' la chiave di lettura dell'EP, perché volevo un po' che fosse questo disco rispetto al disco precedente, cioè un po' un attacco verso l'esterno, mentre il primo disco era un disco un po' forse anche arrabbiato, mi verrebbe da dire, ma che attacca più l'interno. Assedio vuole essere un'espansione verso il mondo, e quindi ecco, questo è un po' il frame. Senti, com'è il tuo modo di scrivere? Sei più, come dire, da illuminazione divina, passami il termine, più ponderata, che più da tavolino? No, da illuminazione divina senza pensarci mezzo secondo. E peraltro mi fa sempre molto sorridere questa cosa, perché nella vita di tutti i giorni non sono per niente così. Cioè, sono una persona che ragiona su ogni cosa che deve dire, su ogni cosa che deve fare. Cerco sempre di essere molto ponderata nelle decisioni, nelle cose che dico, nelle cose che faccio, e meticolosa. E invece nella scrittura per niente. Cioè, mi viene un'idea, e se non è l'idea buona dopo la terza volta che ci metto le mani, di solito prendo e butto via la canzone. Esatto, un buon approccio alla musica sotto ogni punto di vista. Esatto, invece un'altra cosa interessante di questo periodo storico musicale, diciamo così, è anche il genere, no? Cioè, oggi si fa meno caso al genere musicale, lo vediamo anche nei big, no? C'è molta sperimentazione, non che la musica non sia stata mai sperimentazione, anzi, lo è sempre stato. Però oggi, ecco, forse si ha più coraggio magari di fare, non so, un pezzo rock e poi magari dietro, subito dietro, un pezzo super pop. Cioè, ci sta, oggi non ci si fa neanche meno caso. Sì, è vero, è una cosa a cui facevo caso anch'io, e forse, sai, come ci dicevamo prima, è anche un po' dettato dal. Cioè, è un po' come dire, un fenomeno secondario, una conseguenza di quello che dicevamo prima, cioè del fatto che gli ascolti sono più facili, dove per più facili intendo più accessibili. E quindi forse il fatto che si possa ascoltare un po' di tutto, e quindi anche l'ascoltatore possa ascoltare un po' di tutto, influenza anche la musica di chi la fa. E quindi chi la fa dice: ma non è che chi compra il mio disco per forza è solo chi ascolta, non so, heavy metal, faccio per fare una categoria molto specifica, ma magari può ascoltare un po' di tutto. E quindi, se anche io posso avere un approccio un po' più ibrido, comunque magari il mio ascoltatore può capirlo di più rispetto magari a tempo fa, quando un ascoltatore magari si settorializzava un po' di più sugli ascolti. Boh, mi verrebbe da pensare a sta cosa. Certo, ecco, dalla tua esperienza anche di insegnante di canto, insomma, vediamo spesso anche nei talent, per esempio, che molti giovanissimi fanno già con il proprio pezzo, no? C'è molto cantautorato, ecco, passami il termine, non che sia tornato in auge il cantautorato, però è cambiato il modo di fare musica, cioè meno interpreti e più interpreti del proprio pezzo, ecco, come lo vedi questa situazione? Allora, io confermo, sono d'accordo. Anch'io ho, insomma, in questa esperienza, insomma, di 10 anni, devo dire che anch'io ho visto un incremento abbastanza esponenziale delle persone, soprattutto dei più giovani, che si scrivono cose. Ma quindi in un arco temporale breve, perché, insomma, alla fine 10 anni non sono tantissimo tempo, no? Però è vero che ho notato anch'io questa cosa. Allora, beh, senza dubbio, io lo trovo una cosa positiva, cioè, nel senso che alla fine la musica vuole essere una forma di espressione, no? Quindi ben venga che chi si vuole esprimere si esprima secondo quelli che ritiene essere i propri canoni e le proprie forme espressive. Di contro, ogni tanto in questa cosa non vorrei si cascasse nel "allora vale tutto". Mi spiego cosa intendo dire, nel senso che io penso sempre, però forse inizio a essere un po' boomer, anche se non lo sono, che sia giustissimo essere liberi, ma conoscere le cose non significa non essere liberi, significa essere liberi di discostarsi eventualmente dalle cose che sono già state fatte. Quindi, ecco, insomma, bisognerebbe riuscire a tenere insieme un po' tutto. Insomma, il mio auspicio anche con i ragazzi che seguo è sempre un po' quello, cioè sì, la tua identità, sì, qualcosa di diverso, di qualcosa mai sentito, per quanto si possa riuscire a fare adesso qualcosa di mai sentito prima, però sapendo cosa c'è stato prima, cioè, e conoscendo cosa c'è attorno, perché sennò diventa un po' sterile, forse, ecco, culturalmente parlando. Sì, sento una mia curiosità personale invece, quando diventi ascoltatrice, passi dall'altra parte, insomma, nella tua playlist, diciamo così, di comfort zone, chi è che non manca mai?
Allora, ammetto che ultimamente sono in fissa con non chiedermi per quale motivo, non c'entra niente con quello che ascolto di solito, però sono in fase musica cubana, che non c'entra niente con quello che faccio solitamente, non c'entra niente con la mia musica, però devo dire che evidentemente il Sud America in questo momento sta chiamando e forse dovrei rispondere alla chiamata probabilmente, quindi sto esplorando un po' quel mondo. Altrimenti, normalmente quando mi metto, insomma, a fare l'ascoltatrice che si mette ad ascoltare, sono appassionatissima di cantautorato in tutte le sue vesti, cioè non per forza solo il classico cantautorato italiano, ma anche andando all'estero, ad esempio, sono innamoratissima di Amanda Palmer, che è la cantante pianista il suo progetto più famoso sono i Dresden Dolls. Mi piace tantissimo Fiona Apple, mi piace tantissimo Regina Spektor, ho una malattia per Bjork. Ultimamente mi piace tantissimo Aurora, anche lei mi piace spaziale, la trovo spaziale. E, ecco, insomma, il mondo è un po' quello lì. Misto Cuba, non si sa per quale motivo, Vabbè, non ho ancora capito. ci sta ogni tanto, assolutamente. Senti, siamo alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata. Le ultime due domande di rito. Sappiamo che nel cassetto di ogni artista c'è sempre qualcosa in preparazione, diciamo così. Nel tuo cassetto che c'è? Allora, nel mio cassetto ci sono dei nuovi brani e quello a cui sto lavorando, e mi piacerebbe avere più tempo per lavorarci, ma insomma ci stiamo lavorando, è un progetto di musica in collaborazione con delle illustrazioni. A me piace anche illustrare, non sono un'illustratrice, ma mi diverto, e questo è il mio sogno del cassetto, è questo, abbinare immagini e musica in un modo un po' più ordinato e composito questa volta. Senti, per i nostri amici ascoltatori invece che vogliono seguirti, ma soprattutto ascoltarti, come e dove ti trovano? Mi trovate su tutti i social tranne TikTok perché, come ho detto prima, sono una boomer. E quindi mi trovate su Facebook, mi trovate su Instagram, e mi trovate su YouTube e su tutte le piattaforme di ascolto digitali. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Anna e l'appartamento, fatelo, perché come diciamo a Roma è gagliarda e tosta, quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Anna, grazie per averci fatto compagnia. Grazie a voi, ciao. Lì nella regia.